Finalmente ci siamo, la nazionale under 17 femminile sbarcata in Puglia sosterrà a Taranto il raduno premondiale dal 7 al 25 giugno. Sì, è una bella opportunità che stiamo dando al movimento femminile pugliese. Abbiamo accolto ben volentieri l'invito della città di Taranto, del comune di Taranto, di ospitare un evento. Abbiamo pensato che la preparazione al mondiale di questa nazionale under 17 possa essere di buon auspicio sia per loro stesse che per tutto il movimento femminile pugliese. Un bel evento, una bella nazionale, un bel raduno che vedrà appunto, che terminerà con il quadrangolare, qui saranno ospiti Spagna, Ungheria e Australia, quindi un bel quadrangolare anche dal punto di vista tecnico e speriamo, insomma, ripeto, che sia di buon auspicio per tutti quanti. Allenamenti e quadrangolare si svolgeranno al Palamazzola di Taranto, tempio del CRAS fino all'altra stagione, un omaggio per quello che è stato e un auspicio per il futuro. Sì, diciamo, è un vero peccato, è un dolore vedere il Palamazzola con tutti gli scudetti lì che ricordano le belle gesta, insomma, di questa società che ha portato alto l'orgoglio del movimento femminile in Puglia. Per cui ritorniamo col basket femminile e ritorniamo con una bella manifestazione, un bel evento, e sono sicuro che anche il torneo farà ritornare la passione per il movimento femminile nella città di Taranto. Raduno dal 7 al 25 giugno, il clou della preparazione sarà costituito dal quadrangolare con Australia, Spagna e Ungheria. Sì, abbiamo un torneo subito abbastanza impegnativo con squadre molto forti, ma d'altronde credo che al mondiale ci saranno solo squadre forti e quindi cominciamo con queste e poi andiamo avanti. Raduno e quadrangolare si terranno in una delle cattedrali storiche della pallacanestro femminile, il Palamazzola di Taranto, palazzetto fino all'altra stagione del CRAS che ha ottenuto tanti successi. Sì, giocheremo in questo palazzetto che sicuramente ha fatto la storia degli ultimi 5 anni del campionato di massima categoria femminile, purtroppo in questo momento è vuoto e speriamo che la nostra presenza faccia venire voglia a qualcuno di ricominciare a investire sul basket femminile in questa zona che, insomma, ha dominato gli ultimi 5 anni insieme a Schio, ha fatto la storia degli ultimi anni della pallacanestro femminile.